pianoforte e flauto traverso alle 17 del 3 dicembre, quindi andate tutti a vedere il concerto di Cristina. Adesso appena Arianna avrà voglia comincerà a farci vedere come... Mi posso mettere qua un attimino, non più di tanto perché è qui. Qui c'è proprio prima mangiatore, quello che dopo le fa da più di 20 anni, e quindi con questa tecnica splendida è, insomma, mi ha colpito moltissimo quando mi è stata presentata per questo realismo, che però non è quell'iperrealismo distante, ma invece è un realismo che vi entra dentro, e lei ha questa capacità di visitare il mondo dalla finestra anche della sua casa, di vedere cose sempre diverse, lo si vede dai quadri che fa. E quindi io le do il benvenuto, e do il benvenuto a voi, e do il benvenuto anche ai nostri musicisti, a Francesco Rubin e Cristina Pompa. Suoneranno per noi durante questo incontro, quindi vi invito a guardare e ad ascoltare arte, e poi a brindare insieme, quindi divertitevi. Grazie. Gamma tra gli aerografi è il più sottile in assoluto, nel senso che ha un ago, all'interno c'è un ago molto sottile che permette, spostando poca aria, poco colore, di erogare proprio poco colore, bravissimo, e quindi fare dei tratti proprio come se fossero dei peli, dei capelli, insomma un filo. I colori che uso sono colori acrilici ad acqua, sono già adatti per l'aerografo, e questo perché infatti costano anche parecchio, purtroppo, atossici, quindi non...
l'aerografista perde un sacco di tempo con lo strumento, perché è uno strumento che bisogna capire come funziona, alle volte non spruzza, alle volte sì, o mi cade per terra, si piega l'ago, è una cosa molto, adesso spero che non abbia problemi, perché qua non ho alternative. Vedete cosa succede quando tanto qua, adesso spero che non abbia dei problemi allora speriamo di... sì, l'ho presa, infatti se non avessi presa questa ho detto non posso andare. Dobbiamo stringere un po', devo fare 1000 volte al giorno. La partenza che è un po' difficoltosa. No, e te adesso non lo so, perché a casa l'avevo un po' pulito, preparato, perché ho detto almeno così è già pulito e adesso non va. E allora mi dispiace, insomma, però lo devo smontare per forza. Si vede che sera. Ecco, questo qua è l'ago. E deve essere sempre ben pulito, ben dritto. Come lavoro io, anche solo per fare questo, ci ho ripassato tantissime volte, perché un po' la tela tende ad assorbire il colore e quindi dopo diventa un po' spento, allora delle ore. Infatti è un lavoro perdere economicamente parlando, sì, perché se dovessi chiedere delle ore di piega. E infatti sono matta, perché comunque continuo. C'è la passione. È una cosa strana, perché alle volte dico ma basta, cioè non conviene fare un lavoro così, perché sai, oh caspita, non ci si è da fare. Proviamo, Si è emozionato anche lui, dai. Si è un po', sì. Metto una goccina d'acqua. Fare così, quando devo fare il bordo della nuvola devo stare proprio vicina e dare anche poco colore. Magari che ho provato solo una volta, però sì. Perché all'inizio è molto... Stai facendo le nuvole, giusto? Qua sarà un lavoro che mi impegnerà parecchio tempo.
Thank you.